Stamattina i carabinieri hanno arrestato il presidente del Consiglio Comunale di Roma in un'inchiesta che riguarda, diciamo, per corruzione, un'inchiesta che riguarda lo stadio della Roma, e Di Maio ha immediatamente espulso De Vivo. Lei come commenta questi fatti? Ma le vicende paiono essere gravissime. Chiaramente parliamo di indagini preliminari, c'è un'ordinanza di custodia cautelare, quindi non bisogna affrettarsi nel ritenere gli indagati già colpevoli. Ma il contesto complessivo è di una gravità inaudita. Le parole di Di Maio tardive, non convincenti. Quando c'è stata l'inchiesta sullo stadio e su altro, abbiamo ascoltato da loro parole flebili, molto deboli. Quindi adesso è molto facile prendere le distanze. Noi abbiamo in Dema una consigliera comunale che è uscita dal Movimento 5 Stelle proprio sulla vicenda dello stadio e che porta in Consiglio Comunale in questi giorni la sua battaglia, che nasce proprio da quello che è accaduto su queste vicende, dai Parnasi, Lanzalone, la politica della novità dell'apparenza, ma mi sembra tutta prima Repubblica. Ma ormai li stiamo conoscendo, oggi voteranno pure l'immunità a Salvini, poi il Presidente del Consiglio Comunale non è l'ultimo attivista del Movimento 5 Stelle. Ripeto, trovo assolutamente non convincenti le argomentazioni del leader del Movimento 5 Stelle. Ormai hanno abdicato sulla questione morale, ne prendiamo atto. L'onestà non è una parola, ma è uno stile di vita e sono le storie personali delle persone. Votare l'immunità a Salvini fa capire definitivamente come la pensano sulla casta, sulla politica e sul salvare solamente la loro poltrona, evidentemente, perché se votassero l'autorizzazione a Salvini significherebbe probabilmente la crisi del contratto di governo, un contratto invece molto cementificato proprio sulla voglia di casta e la voglia di poltrona. Secondo lei la Raggi dovrebbe dimettersi? No, io su questo non entro, perché fare il sindaco è molto difficile. Io non mi permetto di giudicare quello che sta accadendo a Roma, faccio una valutazione, come dire, di questioni davvero gravi. Secondo me quello che è grave che è accaduto a Roma, che si sia affidato a uno come Lanzalone il ruolo di essere di fatto in qualche modo un consulente del Comune di Roma, il modo con cui ci si siede a tavola tra imprenditori e politici, questo è qualcosa che dovrebbe, come dire, l'abbiamo conosciuta nella storia d'Italia, è presente nella politica, è presente, come dire, da tempo nelle istituzioni, ma chi si è presentato e ha preso voti per il cambiamento, certo quello che si è visto a Roma negli ultimi tempi, gli arresti non sono stati pochi, quindi insomma, sicuramente non passerà alla storia come l'amministrazione del cambiamento. Del resto anche le testimonianze che ho avuto da militanti, attivisti e rappresentanti delle istituzioni del Movimento 5 Stelle che stanno passando con noi o vogliono passare con noi, che evidentemente siamo un movimento che con la storia personale nostra lotta contro corruzione e mafia, ve la dice lunga di quello che sta accadendo a Roma. Comunque non credo che si può banalizzare come un militante che abbia tradito, ripeto, non è tanto l'arresto, è il sistema che si è messo in campo prima, durante la campagna elettorale, dopo, e gli interessi in gioco che vanno appunto dagli investimenti immobiliari al disegno urbanistico della città, allo stadio e a tantissime altre cose. Poi ti spieghi perché io non gli credo mai quando parlano di acqua pubblica. Se uno di questi è Lanzalone, di che vogliamo parlare? Senta, sindaco, su questa vicenda che gestisce l'acqua a Roma, per chi non... È solo un caso, secondo te, che nel giorno in cui si deve dare l'autorizzazione a non procedere per Salvini, che viene arrestato uno del Movimento 5 Stelle? No, non ci credo proprio per nulla. Credo che questa sia un'inchiesta molto seria. La magistratura sta lavorando con grande attenzione, professionalità, un'inchiesta molto delicata. I carabinieri di via Inselci hanno una grande esperienza in reati di pubblica amministrazione, quindi non mi sento assolutamente nemmeno di lontanamente pensare a un'ipotesi di questo tipo, tutt'altro.